Dopo 11 anni si fa un nuovo piano sociale, il precedente è datato appunto 11 anni fa, è stato rinnovato per 11 volte. In questi 11 anni è cambiato il mondo e c'è la necessità di dare una risposta complessiva sul fronte sociosanitario. A questo è servito il lungo viaggio che è stato intrapreso per arrivare alla presentazione di questo piano sociale attraverso una plurima serie di incontri, 23 per la precisione sono stati, che si sono tenuti con tutti i soggetti portatori di interesse. È un documento molto importante in cui, lo evidenzio subito, ci sono più soldi perché il complesso dei servizi sociosanitari è riuscito a drenare ulteriori risorse per 2 milioni e siamo a complessivi 13, essendo in grado di intercettare progettualità a vario livello, da quello nazionale a quello europeo, oltre a fondi regionali. E quindi oggi per questo riteniamo sia un giorno importante, perché non succedeva da 11 anni. Si riparte per il triennio 18-20, questo atto dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio Comunale, nel frattempo lo presentiamo, frutto di un lavoro che ha visto appunto il coinvolgimento di vari soggetti, anche l'accordo con i sindacati per intenderci, e oggi spieghiamo nel merito di cosa si tratta. I bisogni crescono, però le risorse aumentano in questo caso, perché si è stato in grado di sviluppare una progettualità. Dove vanno questi soldi? Vanno per fornire una risposta la più omogenea e la più intersettoriale rispetto ai bisogni sociosanitari. Non è un caso che proprio tutti questi attori siano presenti alle mie spalle nell'odierna giornata di presentazione alla stampa.